Sono 761 in tutta Italia, 38 in Sardegna, i comuni chiamati al voto per l'Election Day, in programma domani, domenica 10 giugno. Si tratta del primo test elettorale dopo la formazione del nuovo governo pentaleghista guidato dal Premier Giuseppe Conte. Si vota in un'unica giornata con i seggi aperti dalle 7 alle 23. Si procederà allo spoglio immediatamente dopo la chiusura delle urne. In Sardegna sono circa 150.000 i sardi chiamati a rinnovare le amministrazioni comunali, il 10% dei comuni presenti nell'isola. In 5 comuni, Sarule, Austis, Ortueri, Magomadas e Puttifigari, non sono state presentate liste e martedì scorso la giunta regionale ha provveduto alla nomina dei commissari. Sono 73 gli aspiranti sindaci alla guida di liste che presentano oltre 1.300 candidati. Sono 2 i comuni nei quali si vota col sistema maggioritario, a Semine e Iglesias. Qui, in caso di mancato raggiungimento da parte di un candidato della maggioranza del 50% più 1, si procederà al ballottaggio in programma il 24 giugno. In 18 comuni invece c'è una sola lista e per i candidati alla carica di primo cittadino sarà sufficiente che venga raggiunto il quorum. Negli altri 18 comuni invece sarà necessario attendere l'esito dello scrutinio. In provincia di Nuoro vanno al voto Galtellì, Ergoli, Ierzu, Meana Sardo, Sindia, Macomero, Liena. Quest'ultimo comune arriva al voto dopo mesi di commissariamento. Quello di domani è l'ultimo appuntamento elettorale prima delle elezioni regionali che dovrebbero tenersi, salvo accelerazioni sempre possibili all'inizio del 2019. Anche per questo si tratta di un test importante per tastare il polso agli elettori sardi dopo le politiche del 4 marzo, che hanno visto anche nell'isola la vittoria del Movimento 5 Stelle, la tenuta del centrodestra e il crollo del centrosinistra che guida la regione.